Se ti piace la frutta, allora. Ehi, hey, salve, ben ritrovati con un nuovo video di Pokémon Rosso. Spero che le ferie siano andate bene, mi auguro di sì. Scrivetemi nei commenti se sono andate bene. Siamo arrivati ad Aranciopoli, se non mi ricordo male, perché io sono andato in ferie, ho smesso. Adesso stiamo riprendendo, quindi in teoria siamo arrivati ad Aranciopoli. Dobbiamo battere Erika, prendere la medaglia. E poi mi hanno detto che ad Aranciopoli si prende Eevee, bravi. Un applauso ai ragazzi che ci hanno detto che ad Aranciopoli si prende Eevee. Bravi ragazzi, bravi, grazie, grazie. Oggi affrontiamo Erika, prendiamo Eevee e incominciamo ad affrontare il Team Rocket. Quindi, non perdiamo tempo, andiamo subito. Ok ragazzi, allora, eccoci qui. Fammi star dritto. Oh, Pokémon, Oddish, taglio. Chissà se riusciamo a far evolvere il nostro amico fiammifero in Charizard today. Ma penso di sì, dai. Questa palestra è forte, è piena di ragazze. Le donne! Qua, questo è un harem. Ehi tu, qui non puoi entrare. No, no, sono un allenatore. Devo affrontare la palestra, ma io non posso entrare. Lotta, Bellsprout, merdina. Perché c'ho merdina? Sonnifero. Maria santissima. Avvolgibot. Suca, Bellsprout di minchia, Avvolgibot. Si è svegliato, attacca ancora. Lotta, Bracero. Qualcuno mi faccia sapere nei commenti se nel centro commerciale di Aranciopoli possiamo trovare, come si chiama? Lanciafiamme. Per favore qualcuno me lo dica, almeno lo compro. E idropompa magari, sta per usare Whipping Bell. Che brutto, mamma mia. Paralizzante, paralizzante. Avvolgibot, non è vero, Avvolgibot. Dai, mamma mia, oh. Basta, ho detto, ma cosa sta succedendo? Oh, è immobilizzato. Ma è da mezz'ora che è immobilizzato. Ma cosa sta succedendo? Bro! Ma stiamo scherzando? Ma io non ce l'ho antiparalisi! Ma che cazzo mi state dicendo, ragazzi? Ma cosa è? Ma una barzelletta! Oh, Luca! Ma che cazzo è? Sei troppo forte! Ma una barzelletta! Ma dai, ma che cazzo sto vedendo? Ma cosa sto vedendo? Dov'è il centro Pokémon? Dov'è quando serve? Non c'è in questa città. Ma è incredibile. Dai, curami sti Pokémon che vado a battere sta palestra del cazzo. Dai, arrivederla. Orewar, quel Whipping Bell della minchia. Oddish, taglio, via, fuori dal cazzo. Vuole lottare, Oddish. Ma perché c'è di nuovo merdi? Comunque, è impossibile, bro. No, veramente è impossibile. Io non ce la posso fare. Oh, basta. Che cazzo. Lotta, Bracere, fuori dal cazzo, Oddish di minchia. Sta per usare Bellsprout. Io, tra l'altro, voi vedrete che sotto c'è già l'immagine di Eevee. Mi sono portato avanti, non è che perché. Basta. Madonna, sto avvolgibotta, oh. Minchia. Stanotte mi sogno avvolgibotta quel Whipping Bell di merda. Oddish del cazzo. Oh, Luca. Dai, oh, fuori dal cazzo. Mamma mia, Bellsprout. Vai a cagare, Bellsprout. Sì, ha battuto bellezza. Ma che bellezza è? Ma cos'è? È una estravica, ma guarda che bocca. Fatta, ma dai, ma va a cagare, dai. Allora, mettiamo subito fiammifero, ordina. Ah, ma qui c'è altra gente, aspetta che li affrontiamo tutti. Salve, Pokémon. Guarda i miei Pokémon d'erba. Sono molto facili da allenare, molto facili da battere. Che brutto, via, fuori dal cazzo. Per in polvere. Madonna, ma io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare a finire sta palestra senza imbrattare il muro di sputi. Avvelenato, avvolgibotta, paralizzato. E oh, ma che cazzo è? E basta, ma mi fate attaccare. Ma non lo so, non ho attaccato. Ha fatto tutto quel cazzo di Bellsprout in mano. Sanno da super pozione. Non abbiamo antidoti. Chi è quella roba lì? Ma cos'è? Ciao, sei tu quello che spia? Sì, ti vengo a spiare mentre fai la pipì e la cacca. Allen Junior, Bulbasaur. Solo gli Allen Junior possono dire ste cazzate. Non è molto efficace, Bulbasaur. Guardare Ivysaur. Brava, brava. Guarda che bel Pokémon. Guarda che merda. Fuori dal cazzo. Fiammifero sarà il 34. Allen Junior, sconvolgente. Oh my god, ho già perso la voce. 10 minuti di video, ho già perso la voce. È incredibile. Taglia, tedera di merda. Madonna Erika, questa è la palestra di Azzurropoli. Non sottovalutare il potere femminile, oh. Mamma mia.
Mica, questa è una nuova fantallenatrice. Vuole lottare. No, bro. È scottato. Veli in polvere. Madonna del. Sta per usare Gloom. Assorbimento. Vabbè. Sto per dire, il lato positivo è che se usa veli in polvere, sono già. Usa Ivysaur. Te lo mangio, Ivysaur. Quella merda. Quello schifo. Parassiseme. Ivysaur, vaffanculo. Ha battuto Angel. È fantallenatrice. Oh, hai vinto. Io non posso vivere così. Non posso vivere così. Devo andarmi a prendere un attimo antidoto, perché veramente, cioè, fare sta palestra ogni due minuti devo andare a prendermi qualcosa, se no. A few moments later. Chi affrontiamo questo? Niente Pokémon di fuoco, né tipo Coleottero qui. E invece sì, ci sono io. Pupa, vuole lottare. Manda. No, dici di merda. No, non è effetto su fiammifero. Non è effetto su fiammifero. E prima perché me gli ha dato effetto, scusa? Sono un attimo confuso. Paralizzante, non ha effetto. Ma scusa, se non ha effetto, poi me lo fanno. Vabbè, non capisco. 35 per fiammifero. 35, ehi tu, insolente. Piacere di conoscerti. Per hobby, alleno i Pokémon. Piacere mio, per hobby, batto gli allenatori. Mamma mia, che eccesso. Mamma mia, durato molto? Durato molto? Ha battuto bellezza. Oh, splendido. Ciao, che tempo magnifico, vero? Si sta benissimo. Oh, perdonaci, devo essermi addormentata. Accomodati, mi chiamo Erika. Sono il capo palestra di Azzurropoli, ma sono di mezz'ora che batto i tuoi allenatori. Insegno l'arte dei fiori, i miei Pokémon sono del tipo erba. Oh, scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi. No. Oh, tranquilla, ti ho battuto tutti gli allenatori. Sono arrivato lì, mi sono rotto il cazzo avanti e indietro. Sono arrivato lì, ti ho svegliato per dirti ciao Erika, vaffanculo. Mamma. Victreebel. Ah, madonna, così partiamo subito. Brashear. Basta, sto volgibotta, veramente. Che due coglioni. Bene in poi. Ma perché, vedi, prima non era efficace. Tangela di merda. Tangela. Madonna. Via, fuori dal cazzo, Tangela. Sa per usare Vileplume. Questo è un tipo. Madonna. Potrebbe andare a braccetto con quelle allenatrici del cazzo lì, le bellezze. Come cazzo si chiamano? Ah, se mi danno mega assorbimento, buono. Perché tra l'altro ho deciso di tenere anch'io. Voglio anch'io Vileplume. Che cazzo. Cazzo è? Petalo danza. Mai visto petalo danza. Livello 36 per fiammifero. Signori, attenzione. Ernesto ha battuto Erika. Ammetto la sconfitta. Sei veramente molto forte. Ti darò la medaglia arcobaleno. Fiammifero si evolve, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, Charizard. La medaglia arcobaleno farà obbedire tutti i passi. Sì, dai, livello 50. Non ti potrò usare la barba anche quando non si. Potrà anche questo con te. Ernesto riceve MT21. Che cos'è? Mega assorbimento. Buono, mega assorbimento. Veramente buono. Andiamo un antidoto. Signori, adesso andiamo a prendere coso? Eevee, che poi ovviamente faremo evolvere subito, subito, senza neanche aspettare un secondo. Via, fuori dal cazzo. Eccoci qua. Oh, là, salve. Sono tutto sul mondo dei Pokémon nel tuo Game Boy. Incontra i tuoi amici e scambia i Pokémon. Va bene, grazie. Ernesto a Eevee. Vuoi dare un soprannome a Eevee? Sì. Ma che è un Miltank, ragazzi. Un Miltank. Sirenetta. Eccolo qua. Non c'è spazio. Sirenetta viene inviato al Pokéball numero 1. Molto bene. Sirenetta. Minchia, il 25 è buono, eh. Beh, allora, intanto recuperiamo la nostra pepita. Prendiamo pietra idrica e si vola direttamente su. Subito con Eevee. Allora, salve, compra pietra idrica. Sì. Possiamo prendere pietra tuono. Devo prendere acqua scura. Acqua chiara. Questo devo prendere. Un distributore dei prodotti. Acqua fresca. Siamo pronti? Strumenti. Pietra tuono per prima cosa. Sirenetta. Madonna, se la davo a Sirenetta implodevo. Matteo riceve il dono finalmente. Matteo, si sta evolvendo. Finally. Finally abbiamo il nostro Raichu. E adesso, signori, è giunto il momento. Finalmente di avere un Pokémon di tipo acqua. Finalmente abbiamo il nostro Vaporeon. Oh, finalmente. Quindi, strumenti. Giuro che ce l'avevo. Gli insegniamo subito. MT pistolacqua. Chiaramente Sirenetta impara pistolacqua. Body slam. Capace. Sirenetta impara body slam. Ah, devo prendere l'acqua fresca. Acqua azzurra. Acqua chiara. A few moments later. Ho sete, vorrei qualcosa da bere. Tieni. Ehi, acqua fresca, grazie. Prendila per te, MT13. Gelora. Vabbè, bro, incredibile. Usa. Sì, sì, sì. Innanzitutto mi va bene che abbiamo Charizard. Mi va bene tutto, ma adesso alleniamo Sirenetta. Andiamo ad affrontare il team Roprex, che dobbiamo andare al casinò, tra l'altro. Salve, faccio la guardia a questo poster. Smamma di qua. Smamma, se mi dici smamma non mi puoi affrontare, però. Raticate. Sirenetta. Madonna, che cesso, ragazzi. Body slam. Azione. Togli un botto. Gli togli un botto. Colpo coda. Zubat. Gelo raggio. Gelo raggio. Mamma mia. Sirenetta. Fortissimi. Fortissimi.
Damn, damn bro. Potremmo scoprire il nascondiglio. Meglio dirlo al capo. Guardalo qua, il fenomeno. No, dov'è? Oh, un pulsante dietro al polso. Andiamo. Oh mio Dio, è un casino qua. Hai rovinato i nostri piani. Ma non è vero, sono appena entrato. Salve, Raticate. Questo è quello di prima. Iperzan. Iperzan fa male. Non quanto il mio body slam. Mamma mia, questa l'ho sentita, questa l'ho sentita. Anche attacco rapido. Oh bro, vai ciuffo. Va bene, grandi, grandi ragazzi. È finita, lo so che è finita. Io non so esattamente dove devo andare, quindi andrò totalmente a caso. E adesso trovo il fune di fuga. Beh, fune di fuga, ragazzi, è sempre onestissima. Quindi presumo che debba andare di qua. Chi sei? Come sei arrivato qua? Scusa, uno sapeva chi ero e l'altro no. Com'è possibile, bro? Giallo raggio. Imploso! Mamma mia, sirenetta, che forte. Saprò usare Machop. Ciuffo perché così lo voglio anche allenare lui. Cioè, colpo karate, guardalo che mi implode. Più che altro ciuffo. Ragazzi, livello 29 non ha imparato una minchia. Cioè, è veramente triste come cosa. Ma niente, devo scendere di qua. Il capo dice che puoi venire degli spettri con la spettrosonda. Oh, spettrosonda, a noi serve. È la madonna, questo che cazzo c'ha? Che cazzo è? Geloraggio, via, fuori dalla minchia. Saprò usare Coughing, benissimo. Sirenetta, fortissime. Sto consumando completamente tutto il geloraggio. Sì, dai, mettiamo Matteo, che devo anche lui ad allenare un po'. Fulmine? Madonna. Fulmine per uno Zubat di livello 17 in incredibile. Mi arrendo, basta. No, Dio, no, non so cosa dovevo fare. Quasi giusto. Pietra lunare. Quante ne abbiamo di ste pietre lunari, ragazzi? Un botto. MT7. Cos'è MT7? Potrebbe essere utile? Per forcorno, vediamo chi lo usa. Incapace. Tutti. Vado di qua, vado di qua, di qua, di qua. Però qua. Mamma mia, che numeri, signori. Che numeri. Ah, l'ascensore, ok. Cosa ci fai qui? Non lo so. Sono venuto a fare la spesa, solo che l'S lunga era chiuso. Comunque, okay, signori, sappiate che non lo comprerò. Completeremo oggi il nascondiglio del Team Rocket, ma lo faremo in due volte separate, dato che comunque è abbastanza lungo. Ci fermiamo per la prossima volta. Mi sembra più che giusto. Raticate, dai, levati dalla minchia. Comunque Body Slam è veramente top. Minchia, ma Sirenetta è un mostro, per esempio. Surf glielo... invece di mettere idropompa, al posto di cosa gli facciamo imparare Surf? Sale a livello 17. Cerca di imparare attacco rapido. Sì, al posto di azione. Scusa, Ratata, vuoi cambiare Pokémon? No. Madonna, che tramvata che gli ha dato. Niente da fare. Vince, beh. Questo cos'è? Iperpozione. Allarme, intrusione. Allarme, intrusione. Allarme. Grimmer, inibita. Via, fuori dal cazzo. Saprò usare Coughing, sì. Mettiamo Merdina. Lotta, fossa. Via. Merdina dà solo delle grandi soddisfazioni comunque. Da dove sono arrivato? Da qui? Sì. Ah, probabilmente devo prendere l'ascensore. Sembra che serve una chiave. Beh, mi sembra giusto che io la chiave non ce l'abbia. Quindi questo l'ho appena affrontato. Niente, quindi devo scendere per forza. No, vabbè. Andiamo qua. Non hai più spazio. Ma basta. Dalla fiammifero, dai. Caramella rara. Caramella rara, ragazzi, si dà subito. Usa, lo diamo Merdina, così sarà al 30. Non mi ricordo, io ci sto andando a caso perché non mi ricordo qua com'è che, quindi tanto qui devo andare qua per forza. Quindi sto proprio andando a casissimo, ragazzi, perché non immischiarti negli affari del Team Rocket, va bene? Ratata, Sirenetta, attacco rapido, dai. Grandissimo Sirenetta, grandissimo, sa cos'è? Raticate, sì, Raticate, mettiamo Ciuffo, così magari sarà a livello 30. Sarebbe da allenare anche lui. So che non impara un attacco, cioè qualsiasi attacco che gli vuoi insegnare, Ciuffo. Oh, sarà a livello 30, ciuffo. E non impara un attacco, ragazzi. Incredibile. 30 livelli, 3 mosse. Vabbè, dai, 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 dai. Prendimi a ceffoni. Dai, dai. Matteo, allora. Sì, sei un tappeto. Sì, assolutamente. MT2, cos'è MT2? Ventagliente. Bro, ciuffo. Chiaramente, finalmente. L'ascensore non funziona. Funziona solo per chi ha la chiave. Geloraggio. Gli ha lasciato proprio un... niente di vita. Voglio vedere sto ventagliente quanto toglie. Lo voglio vedere questo ventagliente. Normale tra l'altro, normale. Quindi ciuffo in realtà non serve un cazzo come Pokémon. A niente. E fallisce pure. Ma che cazzo stava succedendo? Levati dal cazzo. Salve. Pipi su, molto bene. E mo io dove cazzo devo andare? Abbiamo già avuto notizia del tuo arrivo. Ma chi te l'ha detto? Ah sì, gliel'ha detto quello di... Tra l'altro, loro sanno che io sto arrivando, ma in realtà non lo sa nessuno. Loro sanno che io sto arrivando, ma non lo sa nessuno. Saprò usare Machop. Sì, Matteo, fulmine. Grande Matteo! Mamma mia, che squadra fortissimi. MT10, cos'è MT10? È una merda. Mo io dove cazzo devo andare, ragazzi? Mi sono perso totalmente. E che cazzo!
A few moments later. Oh no, ho perso la chiave dell'ascensore. Come hai perso la chiave dell'ascensore? Ma guarda che... Ma io sono scimmio allora. Chiave ascensore. Sono un genio. Signori, siamo arrivati. Sani e salvi. Sani e salvi un parolone. Sani e salvi all'ascensore. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Il 9 settembre dovrebbe uscire il primo episodio di Lord of the Rings Gollum. Parallelamente la stessa settimana su Facebook. Lascerò poi il link in descrizione per chi sarà interessato. Canale dedicato ai miei viaggi. Quindi ci saranno i vlog. Troverete il link del mio canale di Facebook in descrizione. Noi ci vediamo con un nuovo episodio della serie di Lord of the Rings Gollum il 9. E mi auguro che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Bella ragazzi.